Ciao a tutti ragazzi, e come al solito sono Frankie ed oggi sono qua per questo nuovissimo video e siamo con un gioco è proprio che mi viene d'estate dentro praticamente, si chiama Pool Party Panic ed è un gioco indie, perché adesso mi sono messo un pochettino alla ricerca di questi giochi proprio da spazzatura incredibile, quindi sono andato nei siti quelli dove trovi tutti i giochi indie, ho trovato questo gioco, mi è sembrato molto molto particolare e quindi ho detto scarichiamolo e proviamolo. Quindi se il gioco farà schifo non ve la dovete prendere, perché è un gioco che proprio fa venire voglia di essere già dentro l'estate sostanzialmente. Da notare come già il menu faccia schifo, perché c'è la stessa musica in loop che dura pochissimo. Che bello, cominciamo proprio bene. Che prima di cominciare il video vi voglio dire una cosa, che questo fine settimana c'è il Romix e io ci sarò naturalmente, so, partecipare a presente. Si spera che, perché qua non si sa mai come funziona, però dovrei esserci padiglione 6, che ci dovrebbe essere una zona dedita ai grandi VIP stars. Naturalmente io mi infiltrerò dentro da bravo infiltratore quale sono. Quindi non lo so, speriamo che ci possa essere qualcosa, ma che vada ve lo dico in altri video. Però voi sappiate che comunque se ci sarò al Romix sabato e forse anche di domenica. Sabato sicuro, domenica come sempre è sempre un po' un forse, però dovrei esserci anche di domenica. Comunque io direi di premere immediatamente start game. Adesso facciamo il tutorial. Attenzione, allora non so manco che piacere questo gioco. Open at least one parasol. Ok, dobbiamo aprire almeno un parasole. Poi usare la whistle at least once. Prova, cioè prendi un livello, cioè un rating di soddisfazione di colore almeno giallo. Continuiamo. Allora, noi siamo questo ominide schifosissimo. Move your mouse to walk around. Hold your mouse to walk. Che cazzo allora devo fare? Allora, open source, cosa ti devo... Sì, cosa vado a fare? La roba indica l'intensità del sole. Capisco. Capisco tutto. Allora, ci penso io. Devo aprire intanto un parasole. E uno è andato. Poi whistle, che devo fare? No, ma gli ho picchiato. Che cazzo? Ma chi è che figo? Che tizio sei? Apri sunscreen. Ah, pure sunscreen, hai capito, eh? Sì, ma allora volete andare dentro i cosi? In piscina ci posso entrare? Ma sì, ma che me frega, a me io entro in piscina. Presto, prima che il sole diventi un po'... Sì, devo mettere la crema solare, io, vero? Sì. Così. Beh, dai, raga, è diventata una mostarda gigante. Uno sta andando a fuoco. Lo devo spingere in acqua, io, mi sa, eh? Ma che fa? Così? No, vabbè. Portalo in piscina. No, oh, in acqua. Così almeno stanno... No, il parasole. Tanto apriamolo. Questo sta andando a fuoco. Oddio. Portatelo in acqua. Oh, aiuto. Ok, praticamente questi sono stupidi. Non... Ma io la crema solare gliela dovrei mettere pure a questo. Ma no, ma non lo devi picchiare. Ma se picchi quelli... Oddio, questo va a fuoco. Qualcuno faccia... Ah, vedi, in acqua giustamente tornano felici. Ma questo però è stupido. Io ti butto in acqua. Ma poi butto in acqua tutte e due. Ma guarda un po' te. Queste... Vedi, sono tutti felici, sono felici perché sono intelligente. Ah, pente, tutta la giornata dobbiamo fare così. Oh, raga, ma è andata benissimo, eh. Parasoli aperti. Non ho capito cos'è il whistle. Però 84%. Quanto siamo forti, ragazzi, ma troppo forti. E allora andiamo back to the menu, perché non si può andare direttamente al prossimo livello. Allora, questo è il primo mondo di gioco, sicuramente avvincente. Tropical Paradise. Ben tre livelli, poi che abbiamo... Il Sandy Spring, devo dire, è un gioco già finito così. Vabbè, è molto, molto lungo, devo dire, questo gioco. Livello 1 di 1. Allora, qui dobbiamo avere almeno un 60% di precisione con il nostro asciugacapelli in mano. Poi, open 5 parasoli e devi applicare la sunscreen almeno 5 volte. Beh, io direi che ce la possiamo fare. Let's go! Allora, innanzitutto apriamo il parasole. Oddio. Innanzitutto, il parasole è aperto. Poi questa è la piscina. Qui apriamo anche questo. Molto bene. Applichiamoti subito a te la crema da sole. Così bravo. Così ti spruzzi bene bene. Perché devo iniziare ad allenarmi. Perché sapete, quest'estate poi... Eccoci qui. Guardate. Avvicinati. Adesso ci penso io che ti spruzzo questa crema qui. La crema super protettiva. Cioè lo picchio così a random. Perché dobbiamo avere la precisione tra il 50 e... Ok, sono tutti felicissimi praticamente qua. Adesso la vera domanda è: come faccio a picchiarvi? Questi poi si bruciano. Presto facciamo. Mamma mia, quanto sono scomodo. Cosa è successo? Perché? Perché mai ho fatto questo? Vabbè, così. Perfetto. No. Si sta. Apriamo il parasole. La crema solare li devo mettere. Li devo mettere la crema solare. Mettigliela così. Prendete più crema solare che persona ormai queste. Ma io dico, ma
Come si fa? Ma come si fa a gestire una cosa del genere? Però sono felici, sono 100% felici questi. Che bello, sono tutti felici qua. C'è anche la minimappa sotto, in caso ti perdi, perché il mondo è troppo grande qua, ragazzi. C'è un rischio incredibile. Oh, ma sti parasoli, ma che fanno schifo, ragazzi. Questi ombrelloni sono orridi praticamente. Dai, una crema solare che te la mettiamo. Ma ormai è sera, ragazzi. Si vede già che c'è il tramonto. Ma su, ma vi prego. Però devo dire, nessuno si è bruciato. Questa è una bella cosa. Ah, ma proprio avanti e dietro. Come ho fatto a metterglielo dietro? Voglio sapere, voglio sapere. Vabbè, uno più felice dell'altro. Ma io qui total accuracy proprio. Vabbè, ma chi se ne frega. Dai, su. Dai. Così. Ok, non sto piccando. 56, 56. Mancava altri 2-3 schiaffetti così e cado, 100%, ragazzi. Sto stabilimento balneare qui va proprio di successo, eh. Andiamo al back to menu. No, non voglio. No, no, torniamo al menu. Allora, voglio fare adesso il livello 2 del primo mondo. Attenzione, è cambiato lo scenario. Allora, bisogna fare sempre lo sunscreen 5 volte e aprire 8 volte gli ombrelloni e use the super soccer. Non so che sia, però continuiamo. Ah, il super soccer secondo me è quello, Via, start. Boh, cioè solo lì posso usare questo super soccer. Pick the super soccer with the right mouse button. Shoot the field the pool. Ah, perché la piscina si ricarica con la pistola d'acqua. Certo, ma mi pare giusto. Ma io perché? Io perché ci sto giocando a questo gioco? Ma raccoglila. No, qualcuno mi deve spiegare che sta succedendo su questo gioco. Cioè già per me questo è un cretino di primo. Ah, intanto occupiamoci delle cose che sappiamo fare meglio. Cioè gli ombrelloni. Abilo santo Dio. Ah, perché poggi la roba? Vico. No, è stupido questo personaggio. Allora devo proprio. Cioè guarda come è fatto col culo i comandi proprio. Ma come sono fatti male? La sunscreen tenta. Vabbè sì, t'ho spruzzato. Sunscreen applied. Dobbiamo mettergliele 5 volte sta sunscreen. Vabbè, allora dillo che sei un terrorista perché stai con sta pistola, li vuoi sparare a tutti quanti, ma santo Dio. Ma io boh. Questi in piscina si stanno a divertire, dai, divertitevi ragazzini perché sennò. Ah, il super soccer che già l'ho usato, allora a posto, levami dalle palle sto super soccer. Ora, dobbiamo aprire i parasoli almeno 8 volte e ripeto 8 volte perché qui non si scherza mica coi parasoli, Questo è stato in fiamme, è diventato un pomodoro praticamente. Allora, con calma perché qui la situazione. Loro sono felici, ma non sono veramente felici. Questi capirai, questi sono diventati rossi pomodoro praticamente. Sembra di stare da Antonella Clerici qui. Allora, quello va a fuoco. Ci penso. No, vabbè, ragazzi, questo gioco. Ci penso io. Dobbiamo andare. No, vabbè, qua la situazione sta diventando leggermente infuocata, ve lo dico. Forse è meglio che prendo questo. Se io spruzzassi. No, dai, ma muoiono proprio questi. Ok, dobbiamo mettergli. La sunscreen, no, la sunscreen l'ho messa. Cosa fa? A chi l'hai messa? Ah, che cazzo? No, vabbè, ragazzi, che gioco sta diventando? Guarda, no, devo proprio cliccarci lì sopra perché sennò, guarda, ecco, adesso sei andato. L'ho fatte tutte e tre comunque, Sono al 75% di gradimento, vedi? È morto qualcuno nel mentre, però insomma sono problemi di percorso questi, Ok, ce l'abbiamo fatta, mamma mia. È come si lavora sodo qui, Vabbè, sì. Io ti. Tu mi devi spiegare a che serve sta roba. A che. 100%, poi così. Muoiono, ma sono felici. Che bello. Vabbè, sto gioco proprio lo sto platinando, Ma è una roba incredibile. Allora arriviamo a livello 1-3. Non so, sarà un boss. Boss sarà i bambini incazzati neri. Poi aprire 12 parasoli e usare lo slide almeno 7 volte. Perfetto. Stato proprio. Allora, innanzitutto apriamo i parasoli 12 volte qui. Guarda l'accuracy che devo fare, Cioè, devo proprio. Perché non posso passare di qua? Scusatemi. Non posso. Non, cos'è questa roba? Perché vanno tutti di. Ok, usiamo lo slide, via. Che divertimento! Wow! Ma però questo qui si deve muovere, perché. Pick up, use the. To cool down the pool. A me che senso ha? No, mo l'acqua è fredda. Se la tenessero fredda, Ok, ok, ce l'ho fatta. Adesso i parasoli dobbiamo occuparci. Aspetto, io a questi gli metto pure la crema solare. Faccio una extra mission. Adesso però dobbiamo andare innanzitutto a fare gli slide qua. Perché. Ma che è Zoomarin? Perché? Cosa? Che? Vabbè. No, perché? Non ho capito. Vabbè, facciamo conto che 7 volte devo fare sta roba. Madonna. Quello va a fuoco. Non ci penso io. Ti salvo io, ciccio pastriccio. Via, vai in acqua. Cammina. In acqua. Dovete andarvene. Mamma mia. Difficile questa missione, Molto difficile. Lo sapevo che questo qui era un po' un livello boss. Il mio personaggio rimane intanto impallato lì. Proprio non sa cosa fare. Non si può passare di qui. Perché proprio è vietato dal regolamento. Tu non puoi passare da una parte all'altra di questo. Devi usare. Lo scivolo lo puoi usare, no? Perché. Non capisco. Non capisco il
regolamenti di queste cose. Allora, parasoli aperti 7 su 12. La sfida diventa impossibile praticamente. Guarda quanti ce ne sta. Ah, hai capito, io devo entrare qua dentro e devo fare così. Ah, e con 4 cubetti di ghiaccio la piscina ritorna fresca. Certo. Ma io in che mondo sto vivendo? Ma perché io studio fisica, no? Allora, bene, le abbiamo fatte tutte. Ora voi non mi dovete più rompere. Che carino. Come sta tenendo il Bill questo secchio? Lui usa la forza della mente per tenere questa cosa, ragazzi. È diverso. Io colpisco un po'. No. Che sta succedendo? No. Oh, no. Non vi incazzate. All'ultimo vi siete incazzati. Quanto siete stronzi? No. Ma mi stanno andando tutti a fuoco qui. No. Muoiono tutti. Ecco qua. Il finale che nessuno. Guarda, si è bloccato. Non si muove più. È paralizzato. È rimasto scioccato dalla cosa. No, ti prego. Mi stanno morendo tutti. Ma non andate nella piscina che è infiammata. Vabbè, è morto così. Credo che con lo 0% non vado molto lontano. Ah, me li ha pure annullati tutti. Ammazza, oh, che schifo. Però, ragazzi, devo dire, questo secondo mondo non lo vedremo mai. Perché questo gioco, secondo me, può anche morire qui. Devo dire, potevano realizzarlo meglio. Magari questo gioco si evolverà, diventerà qualcosa di molto carino e particolare. Lo so. Andremo a vedere. Comunque io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale in caso non siete iscritti, e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Come sempre, dritto per dritto.